Tre punti fondamentali per i Bellareggi a Marina che confermano quanto di buono ho fatto vedere in questo avvio di 2020, dove sono arrivati 9 punti sui 12 disponibili nelle prime 4 gare. La Vissimisano invece si ferma dopo un trend positivo, venendo superati in classifica da Torconca, che riapre un campionato che sembrava destinato in direzione russi. Con l'immagine a cura di Giacomo Alpini passiamo alle azioni salienti del match, con i Bellareggi a Marina che giunge da subito alla conclusione con questo tentativo dalla distanza di Facondini, senza inquadrare il bersaglio. La replica degli ospiti perviene con questo cross deviato involontariamente da Valentini sui piedi Urbinati, che trova sulla propria strada il pronto Mignani. Il Misano reca pericolo ancora una volta con Urbinati che scodella in mezzo per la corrente Benedetti, il cui tiro viene murato in corner. Dalla bandierina è la volta di Antonietti, cui piatto è da dimenticare. La risposta di Bellareggi a Marina arriva dalla distanza, il tiro di Galassi di comoda presa per Sacchi. Le occasioni continuano ad esserci, sempre con tiro alla distanza, Imola chiama al tuffo Mignani. Urbinati invece continua a creare scompiglio, il suo traversone viene ribattuto sul piede del compagno Serafini, mira in questo caso da registrare. Misano che testardo, ma Mignani non corre pericoli. Dall'altra parte Bellavista fa le prove del gol, la sua discesa viene sventata efficacemente da Sacchi, il funambolo servito da Marchini poco dopo in corsa delizia la platea, tiro angolato che non lascia scampo all'estremo ospite. Il Bellaria e già Marina chiude così il primo tempo in vantaggio, anche se il finale di prima frazione vede l'asse Urbinati Serafini dialogare senza fini precisi, ma quando Urbinati sembra trovare la via del gol con una traiettoria che sbatte sulla testa del numero 7 Pari e solo la traversa a benedire i padroni di casa e a fargli bere un caldo serenamente. Nella ripresa Zanni da subito alza la mira. Lo scambio Borghini-Mercuri non produce gli effetti desiderati, ma il Bellaria e Giamarina invece risulta devastante. Zanni trionfa sotto la nebbia dove cantano gli alpini, trovando il gol che ghiaccia il match. Mignani, nonostante la nebbia folta, non mostra problemi di vista su questo colpo di testa di Urbinati. Stessa cosa dicasi di Sacchi, che respinge il tiro di Righini, ripetendosi su un altro giocatore pescato però in posizione di offside. Gli ospiti meriterebbero quantomeno il gol della bandiera. Serafini ci va vicino dalla distanza e dal limite dell'area di rigore, mentre Muccioli chiama la presa a terra l'estremo di casa. Scende la nebbia, ritorna la visibilità e il Misano va in gol in pieno recupero proprio con Muccioli. Al triplice fischio finale, Bellareggi Marina 2, Vissimisano 1. Grazie.